stanchezza. Quel cattivo era potente. Buonanotte, Tiki. Sogni d'oro, Marinette. È ora di alzarsi, gente! Oggi è il giorno degli eroi, il giorno in cui anche tu puoi essere un eroe, anche solo per un giorno! Ho dimenticato di decidere la buona azione di oggi! Che tu sia stata tutta la notte a salvare Parigi non basta come buona azione! No, Tiki, perché quello è un segreto, la buona azione di Ladybug! Il giorno degli eroi è il giorno in cui ogni cittadino fa una buona azione per il bene degli altri! Andiamo, Tiki! Papà, mamma, è il giorno degli eroi! Proprio come ogni anno, tesoro. Ne ho messo uno per gusto per ognuno dei tuoi compagni di classe. Non potresti fare una buona azione migliore di questa? Voi due siete i miei eroi. Ah, il giorno degli eroi! Ma noi siamo già eroi! Dai, torniamocene a letto! Plug, devi proprio mangiare formaggio a quest'ora del mattino! La sala da scherma è prenotata per le 18:05 e la lezione di cinese per le 18:35, proprio come voleva. E non dimentichi che stasera è il galà degli eroi della Fondazione Agreste. Ci sarò, senz'altro. Se dovessi fallire, Nathalie, non me lo perdonerei mai. Ha fatto una promessa a sua moglie. Ha rischiato così tanto per riportarla indietro. La sua preda ha protetto Ladybug dalla sua ira per mesi e oggi, dovunque volgerà lo sguardo, vedrà l'oggetto del suo odio. E come predetto, la sua collera raggiungerà livelli devastanti. Il suo piano è perfetto, signore. Sei sicura di volerlo fare? Io sarò sempre al suo fianco. Trionferemo. Ciao a tutti! Ciao! Non vediamo l'ora di sapere che cosa hai fatto dall'ultima video chat. Raccontaci la tua settimana nel regno di Achu. È stato assolutamente fantastico. Il principe Ali ha invitato me e i miei genitori nel suo sontuoso palazzo. Scusami, Lila, ma il principe Ali non può averti invitata questa settimana perché è negli Stati Uniti. Non ho mai detto che ci fosse anche lui, Marinette. Ho solo detto che ci ha invitati, punto. C'erano i suoi genitori ad accoglierci. Sta mentendo. E adesso tutti la conosceranno per quello che è. Oh, no, Marinette, non ricominciare. Non sta mentendo. Tu sei solo gelosa di Lila perché ci ha provato con Adrian. Non è vero! Oh, mi mancate così tanto, ragazzi! È duro partecipare a questo meraviglioso viaggio lontano dai miei amici e soprattutto nel giorno degli eroi! Oh. Lila, qual è la buona azione che farai in questo giorno speciale? Incontrerò il principe Ali per illustrargli un'idea che mi è venuta in mente. Marinette, il principe Ali tornerà da Chu oggi, giusto? Sì, è vero. Volpino! Papillon! I tuoi sogni un tempo erano realtà, prima che Ladybug li trasformasse in un incubo. Riconquista il tuo potere di illusionista e fai in modo che il giorno degli eroi diventi un incubo per tutti i parigini! Con grande piacere, Papillon. Guardate con quanta gioia i parigini sfilano in onore dei loro eroi! Sembra strano. Certo, tesoro, quella non è Ladybug, è... Ladybug! Allontanatevi! È stata accumizzata! È paura quella che sento, micetto? Se sei in cerca di guai, eccoti servito! Ladybug e Chat Noir combattono l'uno contro l'altra. È incredibile! È finita, mio dolce gattino! Dammi il tuo Miraculous! Se Papillon vuole un anello, può farselo da solo! Non è carino negare una richiesta da parte dell'amico di un amico? Non saremo più amici fino a quando non tornerai normale! Nel frattempo, ho un regalino per Papillon! Un cataclisma molto speciale! Un cataclisma anche a te! Ho vinto! Papillon ha vinto! Tremate, parigini! Non c'è più nessuno a proteggervi! Ladybug è cattiva adesso!
Oh, ma quanta tristezza! Oh, ma quanta delusione! Sento un vortice di disperazione e paura che sta per aprirsi e inghiottire ogni singolo parigino! Mia cara Volpina, hai recitato bene la tua parte per il momento. Ci rincontreremo molto presto. Al tuo servizio, Papillon. Sei pronta, Natalie? Le impediscono di raggiungere i suoi sogni da troppo tempo ormai. E io farò di tutto per mettere fine al regno di Ladybug e Shanmar. Ottimo. Catalyst, sei sempre stata la mia più fedele collaboratrice e ora ti darò la capacità di aumentare poteri. Papillon. Ti do il potere di liberare quante Akuma desideri. Da adesso in poi sarai il potentissimo Scarlet Moth. Volate, mie piccole Akuma! Trovate i parigini che si disperano credendo che sia giunta l'ultima ora di Shanmar e Ladybug e oscurate i loro cuori a vostro piacimento! Non mi sarei perso questa festa per nulla al mondo, specialmente con questi ospiti. Quanti? 1, 2, 3... Sono troppi da contare. A quanto pare Papillon ha arruolato un vero e proprio esercito. Esattamente. E io sto progettando di fare lo stesso. Milady! Ho una missione per te. Quando sarà finita ti prometto che ti porto al cinema. No, sono io che ti porto al cinema. Alia, Mino, a voi piacciono i film d'azione, giusto? Ladybug, ma la vera Ladybug, ma... Mi dispiace per quello che sto per fare e so che sto infrangendo la regola dell'identità segreta, ma non ho tempo di cercare una buona scusa da darvi separatamente. Volpe Rossa e Carapace, ho bisogno di voi. Tu sei Volpe Rossa? Ci puoi giurare? E non me l'hai mai detto? Avrebbe dovuto essere un segreto, giusto? Trix, trasformami! Ma è fantastico! Ma tu non sei un po' sorpresa che io sia Carapace? Mio dolce e tenero Nino, trasformati! Amico! Wise, trasformami! Ah, iniziavo a chiedermi perché ci stessi mettendo così tanto! Come? Ladybug ha mandato il suo aiutante? Sai una cosa? Ladybug mi tratta molto meglio di te, Quimby. D'accordo, d'accordo, scherzavo! Dammi qua, abbiamo una missione! Qual è la parola magica? Oh, avanti, lo sanno tutti che è trasformami! La parola magica è... Potresti darmi il Miraculous, Shanmar? Per favore? Scusa, non ho sentito! Per favore! Mia regina, Bolle, trasformami! Perché non iniziamo a combattere? Non possiamo sconfiggerli se non conosciamo il loro piano. Buona fortuna, Scarlet Moth. Ladybug, Shanmar, guardate bene il mio potente esercito. Perché ho qualche dubbio che riuscirete a tenervi i vostri miracoli. Te l'avevo detto, se quel pallone gonfiato ce l'ha con loro, vuol dire che Ladybug e Mr. Buffy sono ancora qui in zona e dalla parte dei buoni. Sì, Ladybug, Ladybug,
Non sarei troppo sicuro, Papillon, perché ti pungerò dove ti fa male. Sono solo 10 cattivi per ognuno di noi. Chi vuole, Papillon? Ce lo giochiamo a carta, forbice e sasso? Ti guardo le spalle. No, ti guardo io le spalle. Ci penso io. No, ci penso io. Ti ho detto di no. E invece ti dico di sì. Allora, qual è il nostro piano, Milady? Ma di notizie assetati! Grazie per essere con noi in questo programma molto speciale! Avrete la possibilità di assistere alla vittoria del nostro grande leader, Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! Questo giorno sarà conosciuto come il giorno dei cattivi! Viva Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! E ora, Falena Scarlatta! Viva Falena Scarlatta! Ladybug, Chat Noir! Riesco ad avvertire la vostra presenza. Se volete salvare Parigi e tutti i suoi cittadini, vi darò un'ultima possibilità. Arrendetevi e portatemi i vostri Miraculous. A che cosa pensi, Milady? È come se si fosse preparato a questo da molto tempo. Ma noi non siamo preparati. Sì, invece, li abbiamo già combattuti e li abbiamo sconfitti. E siamo in 5 stavolta. Se vogliamo vincere, dobbiamo sconfiggere Papillon, anche se non abbiamo mai combattuto contro di lui. Papillon! Spero che ti sia piaciuta l'illusione di Volpina, perché la vera Ladybug non ti consegnerà mai il suo Miraculous. Anzi, abbiamo un'idea migliore. Sarai tu a consegnare a noi il tuo Miraculous. Avrai anche un esercito di guerrieri accumizzati. Ma noi siamo una grande squadra di supereroi. Rimpiangerai di aver indossato quel costume assolutamente ridicolo. Mi sembra che vogliate combattere. Allora vi accontenterò. Kidarrick! Frightening! Musica! Fantastico assolo! Comincia lo spettacolo! L'esercito scarlatto sta per schiacciare questi patetici possessori di Miraculous! Non dimenticate il nostro obiettivo! Vogliamo arrivare a Papillon! È un piano semplice, allora! Prendiamo il grande capo cattivo! Prendiamolo! Ti copro io! Puoi contare su di me, Ladybug! Ciclone! Horus, donami le tue ali! Carapace, lo scudo! Le vostre spade non possono competere con Chat Noir. Fagli vedere chi sei. Quindi, la collana di Faraone! Ben fatto! Volpe rossa, salvalo! Bella Miracle! No! Sono quindi per te, Volpe Rossa! Siamo un'ottima squadra! Niente male, ma non è ancora finita! Queste persone sono fantastiche! È per questo che non bisogna mai arrendersi, gattino! Sono più resistenti di quanto pensassi. Ma abbiamo ancora l'ultima fase del nostro piano. Tu occupati dell'uomo gelato, Chat Noir! Con piacere! Questi combattimenti mi hanno fatto venire fame! Siamo rimasti solo noi tre, Papillon. Cataclisma! Lucky Char! È un segno, Papillon. Questo vuol dire che il tuo Miraculous finirà in questa scatola. Sei sicura che non stai commettendo un grave errore? Il desiderio che volevo esprimere con i vostri Miraculous sarebbe stato vantaggioso per tutti. Se tu esprimi un desiderio, ci sarà un prezzo da pagare. Dici qual è il tuo desiderio, Papillon. Datemi i vostri Miraculous e lo scoprirai. A differenza di te, non ho paura di usare questi poteri. Se sei così buona, perché non ti è mai interessato rendere il mondo un posto migliore? Noi rendiamo il mondo un posto migliore ogni giorno, grazie alle nostre azioni, non con dei desideri o a spese di cittadini innocenti. Un tuo desiderio è solo malvagio, vedendo il disastro che hai creato.
È giunto il momento. Stai per trionfare, finalmente. Non è troppo tardi. Puoi combattere per il bene. Con noi. No! Sei proprio un vigliacco, Papillon! Ma questa volta non puoi nasconderti! Adesso! No! 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 D'accordo, ragazzini. Guardate che cosa sa fare un uomo che non ha niente da perdere. No! Non vincerete mai, né oggi né un altro giorno. Siete dei supereroi ancora così giovani e inesperti. Non riuscite neanche a ritrasformarvi dopo aver usato i vostri poteri. Vi serve una mano? Sei caduto nella nostra rete, Papillon. Non andrai da nessuna parte. Veleno! Lo paralizzerò, così sarà tutto tuo, Ladybug. Papillon, sono Majora. Sei con le spalle al muro in una profonda e oscura disperazione. Lascia che ti aiuti. No, non farlo! Lascia che la tua disperazione si incarni in un potente difensore. Che cos'è quel mostro? Una piuma! Il secondo miraculous che il maestro Fu ha perso! Era il pavone! Ladybug! Papillon! Deve essere scappato quando è apparso quel mostro! Papillon non lavora più da solo! Viene aiutato dal possessore del miraculous del pavone! Forse questo ci aiuterà a rintracciarlo! Maestro! Ora non sappiamo più come trovarlo! Deve essersi ritrasformato. Dobbiamo separarci. Ma prima... Miraculous Ladybug! Tieni. Grazie, Marinette. Scordatelo, non assaggerò le tue cose fatte in casa. È troppo pericoloso. Occupato. Anche questo, ma lì c'è un posto libero. Qui! Posso? No! Va via! No, insomma, vieni qui. Ti prego, alzati, insomma, siediti. Grazie.
Oh no. Mio padre vuole che partecipi a un evento di beneficenza. Non posso restare. Volevo dirti che Rosa aveva ragione prima. Tu aiuti sempre le persone. Quando hai aiutato Giuleca nella foto di classe. O quando hai messo in squadra Nathaniel e Mark per quel fumetto. Oppure quando siamo andati al cinema a vedere mia madre sullo schermo. Ecco perché tutti hanno dato una mano con il picnic. Oggi è stato il nostro turno di aiutarti. Sei la nostra Ladybug di tutti i giorni. Passa un bel pomeriggio, Super Marinette. Adrian! Oh? Io... Grazie. Non c'è di che, Marinette.